Bella a tutti ragazzi, nuovo video, nuovo export. Come potete vedere, oggi andiamo a giocare Gigas. Prima di cominciare però vi devo rivelare una cosa. Questo team purtroppo non è mio. E non sono neanche le spade originali, cioè è pazzesco ragazzi. Non è né team mio, né sono le spade originali. Questo sono i 6, comunque 7 tutto, di Ugo. Ugo che ha fatto secondo, Ugo il brasiliano tra l'altro. Ugo il brasiliano, non Ugo italiano, è un Ugo brasiliano. Ha fatto secondo al torneo di Limitless dove io ho fatto nono, quindi ci stava. Dato che aveva Regigigas, Weezing, Zacian, Kha'Zix, una cosa che volevo provare da un po', mi sembrava giusto provarlo, in quanto sì, secondo me molta gente lo giocherà tra un po' di tempo. Quindi, o comunque anche adesso, in realtà non sto testando, quindi non so se la gente lo gioca, però penso di sì. Comunque, Zacian, Kha'Zix, molto molto figo, Hyper Offensive con Regigigas, secondo me è un ottimo team, ci può stare tranquillamente. E niente, prima di cominciare a spiegare il team, questo è il numero di iscritti, iscrivetevi assolutamente se non l'avete ancora fatto, siamo vicinissimi ai 1200, e soprattutto se fate parte di quelli che guardano i video e non sono iscritti, mamma mia, iscrivetevi cazzo, iscrivetevi, cioè non ce n'è, l'unica è iscriversi. Quindi niente, dai, cominciamo subito a spiegare il suo team. Allora, il team è molto molto semplice, cioè ci sono due mod. Dato che io comunque Ugo l'ho beccato al torneo di ieri, ci ho vinto, diciamo che secondo me il team ci stava, quindi mi è piaciuto pure, avevo voglia di provarlo. Regigigas Weezing con dietro Kha'Zix e Zacian è un ottimo mod, perché praticamente Regigigas, oltre a fare un botto di danni, forza il tuo avversario praticamente a dynamaxare quasi sempre. Li fai strike, comunque fai abbastanza speed control e poi con Zacian e Kha'Zix vinci. La seconda mod invece è pure quella molto figa, puoi fare Whimsicott più tipo o Kha'Zix o Zacian o Tundurus. Comunque parte questi quattro, parte Whimsicott, Zacian, Kha'Zix e Tundurus. Ci può stare perché comunque tu fai Tailwind, hai Zacian che fa subito danni, hai Kha'Zix che fa subito danni e Tundurus che fa subito danni e fa speed control. Quindi sì, secondo me è molto molto figo questo team, non c'è tantissimo a spiegare, semplicemente i set sono Whimsicott, Gelbatto, Moonblast, Tailwind, Switcheroo, Protect, semplicemente perché Gelbatto oltre a far andare via la Dynamax li fai Switcheroo, se ti viene toccato vai via, quindi è abbastanza utile, poi puoi fare Protect se tipo l'altro ha Fake Out e non vuoi andare via, magari ti serve prima a mettere Tailwind. Zacian ho fatto un pochino bulky in quanto sì, hai già un Airstream, Strike e Tailwind, secondo me ci stava per un attimo bulky, se non sei più. Con questa spell se non sbaglio regge Weatherball di Venusaur Orb e altre cose molto fighe, quindi sì, è un aspetto che a me piace molto. Il set è standard praticamente per Ruff, Mio Blade, Sub, Protect, cioè non ha niente di strano. Abbiamo poi Kha'Zix, Astral Barrage, Psyshock, Sub. Magari, non so, io probabilmente Protect non l'avrei messo. Altro perché Esman, così va bene, non importa. Io probabilmente non l'avrei messo così Substitute, però va bene. Cioè comunque ci può stare. Ci può stare, secondo me. Anche se probabilmente nel Sash non lo metterei mai. Cioè probabilmente metterei altro. Magari anche, onestamente una Leafstone qua ci potrebbe stare per la coverage, onesto. Però comunque, boh sì, magari Sub, Psyshock, Astral Barrage va bene lo stesso. Vabbè, 2-5-2-5-2. È importante avere la Sash, in quanto se tu fai tipo Regigas Weezing e dietro tieni Kha'Zix, cioè l'importante è che tieni un colpo e puoi fare barrage quanto vuoi praticamente. Quindi sì, Regigigas completamente standard, Life Orb con Protect, Iceman, c'è Ghost Power, Giga Impact. Direi che è molto importante avere Protect su Regigigas in quanto molto spesso la gente ti doppia. Cioè ti doppia, ignora completamente Weezing in quanto Weezing molto spesso va a proteggere e quindi avere Protect su Regigigas sicuramente aiuta. Abbiamo poi Tundurus AV con Wild Charge, Fly, Big Break, Fall Play. Questo è il solito set che gioco sempre. Lui gioca Fall Play, però secondo me ci stava anche Crunch tranquillamente, perché così da 84 vai, cioè con 84 vai a killare tutti gli altri Kha'Zix con Crunch. Però comunque boh, anche con Fall Play ci può stare. Secondo me a Fall Play, perché probabilmente contro Solgaleo fa tipo Kha'Zix, Tundurus, Astral Barrage, Fall Play, lo killa. Non lo so, immagino faccia una cosa del genere. Comunque, ultimo Pokémon Weezing, ho messo la spade quella che giocano praticamente tutti, e 252 HP, 252 Speed, 4 Special Attack. Se non sbaglio, lui non ha 252 Speed, perché l'avevo beccato al torneo ed era più lento il mio Kyogre, che era più lento di questo. Quindi sì, probabilmente più bulky, però boh, io non è che voglio ripparlo, secondo me è meglio così, e quindi ci sta. Quindi niente, questo è il team, che non perde altro tempo e di cominciare subito con le partite. Ok, oddio, no, perché si chiama così? Cazzo, devo censurarlo, mi sa che no, non posso censurarlo. Vabbè, non importa, cioè no, nessuno reporti, nessuno reporti, cazzo, nessuno reporti. Allora, vediamo cosa fare con questo pazzo. Allora, se gli faccio Regigas Weezing è buono, perché Confi perde abilità e lo posso distruggere. Posso distruggerlo completamente, quindi mi sa che farò Regigas Weezing qua e dietro mi tengo gli Uber. Cioè, queste sono le due mod, o fare Regigas Weezing e Kha'Zix Zacian, come vi ho detto, Whimsicott più altro. Quindi, secondo me è meglio questo, in questo caso, vediamo un po'. Bronzong Stila. Ok,
Va bene, cioè posso tirare Quake qua tranquillo, tanto senza levite, cioè senza levite con Weezing in campo. Posso fare Quake, mi passo pure dei boost a Weezing, intanto fare Will-O-Wisp di qua. Così poi posso proteggere il prossimo turno e non proteggere qua, vediamo un po'. Ok, Bronzong esploso, ottimo turno 1 direi. Will-O-Wisp entra, ottimo, ottimo, lui fa semi. Lui fa semi, ok. Allora potevo tontare, però non potevo saperlo se fosse semi o no. Comunque qua Regigas fa casino. Non mentirò, Regigas qua fa casino. Allora, non so, io proteggerei coso e farei strike probabilmente, così poi sono sicuro più veloce. Fai una cosa del genere, vediamo. Ok, io lo accetto, accettiamo questa giocata. Non mentirò, accetto questa giocata. Lui fa semi, lei è contento di mettere i semi. È un felice inseminatore, lui ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Vediamo. Senza Zekrom, va bene. Zekrom direi che non è un problema. Gli facciamo strike. Giusto se vuole fare il figo. Se vuole fare il figo, gli facciamo strike. Perché magari lui can spoilerci qualcosa. Max di là protegge Zekrom. Vabbè, io l'ho droppato comunque. Se fa airstream, ok, ho crittato pure. 29%. Gasi. Gasi le giga, se non mentirò. Cos'è che ha fatto lui con Stila? Airstream. Ok, ce l'ha airstream allora. Io reggo, però sì, non è. Non sono messo benissimo, nel senso. Ah no, aspetta, 187, no, sono più veloce. Hai Ghost Power 95, quindi temo questa e abbiamo vinto. Temo questa e abbiamo vinto sempre, quindi facciamolo. Temo Ghost Power, morto Zekrom, abbiamo vinto? Sì, perfetto. Perfetto, cioè, boh, è stato distrutto dal Gigas questo poveraccio. Porca puttana. Porca puttana. Perché ha attaccato il Gigas? Vabbè. GG, GG direi. Direi che questo è il momento di GG. Facciamo. Ah, tra l'altro questo è il nostro ultimo turno. Abbiamo una mossa 75, però Giga Impact fa molto di più. Quindi attacchiamo con Giga Impact e ci facciamo killare entrambi e non li faccio avere il boost. Non li faccio avere il boost, ovviamente. Ovviamente non li faccio avere il boost. Giga Impact, ottimo 25%. Lui attaccherà Weezing, penso. LOL. Vabbè, non importa, più uno in difesa, entra Calyrex e berreggiato GG. Anzi, proteggo pure perché sono fortissimo. Faccio Protect Taunt, così poi posso andare con quell'altro e finita proprio. Finita di brutto. Boh, è figo, figo il team. Cioè, ha funzionato benissimo. Ha funzionato benissimo, onesto. Sì, ha funzionato benissimo, nulla a dire. Nulla a dire. Flash Cannon, va bene. Va bene, andiamo con Zacian. Finita qua, finita cazzo. Soul Barrage, Beemoth. GG, tanto. Avesso set con sub, sì, non ne sono sicuro avesso set con sub, però va bene. Nel dubbio ho questo, vediamo un po' comunque. Boh, vinta la prima, abbastanza easy, lui non va niente praticamente, oddio. Figo sto team, figo. Calyrex Shadow sul Galeo mi sembra interessante, cioè perdo un po' forse dei Veltal, però vabbè. A parte quello non saprei. Allora, potrei tirargli direttamente Calyrex Whimsicott a lui, e gli tiro Barrage su tutti. In realtà, oppure faccio Tundurus. Pure Tundurus, perché come vi ho detto, cioè, li posso fare Barrage Fall Play. Non so chi è che mi vuole fermare se faccio Barrage Fall Play qua. Però se mi lida Elechi perdo male. Se lida Elechi perdo male. Io odio perdere male. Quindi facciamo così, dai. Io davvero odio perdere male. Ok, fa Kali, Sol Galeo. Ok. Ok, Swan parte al nerve. Va benissimo. Allora, io. Minchia, gli faccio switcheroo e lui se ne parte via, no? Faccio switcheroo Barrage qua, mi sa. Più che mettere Tailwind. Perché alla fine sono Sash, cioè se perdo a Tai frega un cazzo. Se perdo a Tai frega un cazzo, Sol Galeo si prende l'item e va bene, no? In teoria va bene. Vediamo, perché penso che comunque Whimsicott lo regga un... No, Whimsicott non regga un Barrage, neanche se Sash. Ok, Max Solga. Switcherato, amico mio. Come Snarl, dai, va. Vabbè, non importa, tanto gli ho fatto Barrage. Per fortuna ho fatto switch lui, cazzo. Per fortuna. Lui è Sash, però, ok, approfittato. Gasa parecchio. 2-0, ragazzi, 2-0. Molto semplice, molto molto semplice. Ho dovuto fare questa lead perché se mi dava lei che era un casino. E comunque mi è andata bene. Siamo tra l'altro, non siamo bassissimi. 538 ci sta, dai, ci sta. Continuiamo pure a vincere, ragazzi. Boh, figo il team. Mi sembra molto molto figo. Magari mi piacerebbe se potete durassero un attimo di più, però è normale alla fine con Regigigas, Weezing, Calyrex, Zacian. Sì, no, figo, ha funzionato bene qua. Cioè, se lui l'avesse saputo, comunque. Ma perché becco tutti i sneak qua? Ma porca puttana, ma che problemi di avere questi sneak qua? Porca puttana, sia quello di prima, sia questo. Ma che cazzo di problemi avete? Cazzo di problemi avete, porca puttana? Allora. Vediamo un po'.
Cosa faccio adesso? Devo fare Whimsicott perché Jesus Weezing perde un po' la Tornadus qua, perché mi mette Tailwind, quelle cose lì, non al massimo. Facciamo Whimsicott Zacian, perde da ND di coso. Non è il massimo questo. Questa partita non sarà il massimo. Posso fare Zacian comunque, magari gli metto sub. Magari gli metto sub e tengo dietro Kalex Tundrus, però non è che mi piace troppissimo. Però non è il perché. Problemi di avere a giocare. Avere, mettere quel Nyx su Pokémon Showdown. Cioè, porca puttana, porca puttana. Ok, lì fa Kyurem Tornadus. Direi ottimo lì per me. Davvero ottimo lì per me. Io non saprei se andare a predictare una Soprotec, perché cioè, se io qua faccio Tailwind Beamoth è perso. Quindi io farei sub in realtà. Heck. Va bene, non importa, non importa ragazzi, non importa. Frega un cazzo che lui predicti, frega un cazzo, io doppio di qua adesso. Tanto lui protegge, fidatevi di me, lui deve proteggere. O comunque se non protegge va bene, perché dopo Tornado si muore. Lo posso accettare in realtà, lo posso accettare se non protegge. Però lui, fidatevi di me, protegge qua. Fidatevi di me, lui protegge qua. Cioè lui frega un cazzo, però protegge. Vediamo, cioè se lui me la prende, boh, però finché ha fatto tranquillo così air power, va bene. Va bene, un nome, una conferma, ragazzi. Ci piace. Ci piace. Ci piace. Ci piace vedere cose del genere, ragazzi. Ci piacciono. Ci piace vedere cose del genere. Ci piace vedere cose del genere. Ok, Zacian in. Cos'è che posso fare? Okay, Moonblade. Oh, qua ho vinto. Cioè, faccio Moonblade di qua tranquillo. Ora è finita. Entra pure Sismitoad. Entra pure Sismitoad. Va benissimo. Moonblast. Adesso sono morto. Ho fatto un prigion. Vabbè, ci sta Kyurem. È giusto avere in prigion. Chissà se posso fare. No, non posso fare una sega. LOL. LOL, non posso fare una sega. Però vabbè, lui ha perso la Dynamax, dai. Doveva aver vinto lo stesso, in realtà. Faccio Moonblast. No, sì. Sub. LOL. Ok, lui mi killa, ma va bene, in realtà. Perché adesso io faccio Barrage. Sì, io ora spammo Barrage, è finita qua. Però aspetta, non è che tipo avvi Sismitoad e perdo. Non è che tipo avvi Sismitoad lui. Cioè ha fatto AC Wind. Cazzo, ha fatto AC Wind lui. Porca puttana, dai, perdo perché ho coso per le... Cioè, sono coso fermo. Non ci credo. Se faccio però... Sto pensando bene ragazzi, perché qua non è finita. Qua non è per niente finita, per colpa di Imprison. Purtroppo, allora se io faccio Lightning su Zacian, perché sarebbe figo avere Sacred. Allora, se faccio Racing su Sismitoad muore, però gli do il Free Switch di là. Se invece attacco Zacian è più importante, perché, cioè, è più importante attaccare Zacian. Anzi, far Darkness e la call qua, ragazzi. Darkness, Protect. Se mi kill... Ah, non posso far Protect, vabbè. Darkness, Sub. È l'unica mossa che ho. Letteralmente l'unica mossa che ho, ma va bene in realtà. Cioè, se mi kill la Tundurus lo posso accettare. Posso accettare se mi chiede Tundra su lui. Ah, Protect ce l'ha, ok. E non posso fare altro, quindi prendo Bimoto in testa, ok. Ho fatto sta mossa perché così poi entro con quell'altro e ho vinto, no? Entro con Kali e ho vinto, penso. Sì, penso sia una buona giocata la mia. Posso fare Darkness di nuovo e Sub. Cioè, non ho altre mosse senza Sian. Porca puttana, mi ha quasi inculato lui, non mentirò. Non mentirò, mi ha quasi inculato. Però adesso ho cosa che fa benissimo. Lui probabilmente lo toglie, Sismitoad. Però, se Zacian è in range di Barrage, ho vinto. Se Zacian è in range di Barrage... Ok, non l'ha tolto? Ha sbagliato? No, mi ha doppiato di là? Vabbè, ho vinto comunque, mi sa. Perché entro... Ha fatto AC Wind? No, ok, mi ha lasciato del power, ottimo. Andiamo di Barrage, qua è finita, ragazzi. Ottimo. Cioè, ci siamo posizionati bene. Forse devo fare il simulto turno, però frega un cazzo, in realtà. Ora sì, Barrage, ciao proprio. Ciao proprio adesso, okay, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Giocata bene comunque. Cioè, lui mi ha quasi inculato con l'imprigion, non mentirò. Però comunque mi è andata bene, cioè, l'ho giocata bene. Entra Sismitoad, va bene, si toglie il coso. Io comunque gli ho tatuato il sim in testa. Direi che è finita la partita. Sì, è figo. Un botto figo questo team. Cioè, soprattutto, non so, mi dà questa sensazione che se l'avversario non sa esattamente come gestire Kalyrex dietro, comunque non pensa troppo al late game, è easy. Mi dà questa sensazione qua, quindi mi piace questo team. Barrage, sì, Barrage killava e quindi niente, abbiamo vinto, ben giocata davvero, ben giocata. Sì, c'è un attimo quasi inculato con quel play rough, cioè con quel imprisoned Zacian con play rough mio blade, però alla fine è andata come doveva andare, quindi ci sta. Boh, 3-0 così, mi sembra un buon team, ragazzi. Ok,
Ok. Lui l'ho beccato il torneo ieri. Lui l'ho beccato il torneo ieri. Gli ho fatto. Giocavo Kyogre e l'ho aperto. Se non sbaglio. Se non sbaglio, non mentirò una cosa così. Comunque, il Giga Squeezing mi sembra faccia estremamente bene. Ciao. Infatti, sei d'accordo che sono io. Facciamo il Giga Squeezing, Calyrex. Sì, a fare questo modo qua io. Cioè, il Giga Squeezing fa benissimo qua. Turn out the team I was using yesterday. Cosa stai dicendo? Ah, giocava questo lui? Non era P2? Boh, non mi ricordo. Cosa intendi con try out the team I was using yesterday? Ah, lui lo sta provando, ma beh, lo stavi giocando. Va bene, non importa. E poi perché mi punto di domanda? Lo saprai te, no? Cosa ne so io se stai provando quel team? Va bene, vediamo un po', boh, non ho capito. Va bene, gli scrivo, boh, non lo so, cioè, cosa intende? Cosa intende con domanda? Sto provando il team che sto giocando ieri? Ah, forse vuole scammare. Ah, ok, sì, faccio finta di non ricordarmelo. Oh sì, verissimo ragazzi, verissimo. Come ho giocato ieri, come facevo a dimenticarmi? Ho messo il timer e sta per finirlo, lol. Vediamo un po' ragazzi. Tra l'altro la sua build migliore è tipo Zard Zacian e messo bene. Ok, per fortuna ha fatto sta cosa, non so perché, però ha fatto sta cosa. Non lo so, cioè era molto meglio Zard Zacian, però perfetto così. Allora, posso fare Quake da una parte e Will Wisp dall'altra, cioè non vedo problemi, non vedo problemi nella mia vita. Non vedo problemi ragazzi, facciamo Quake e Will Wisp, c'entra Zard, comunque poi io elimino la Tai, cioè non frega un cazzo, io elimino la Tai dopo, vediamo, potrei fare anche Will Wisp dall'altra parte e cose, però questa mi sembra la più safe comunque. Se di Groudon da simplemente non ce l'hai neanche Zard. A lui max subito Groudon e fa Beamot, ha doppiato Gigas. Io nel dubbio faccio Quake, non so se mi killa lui. Ok, perfetto, guarito prima Weezing, ottimo. Andiamo su Weezing e abbiamo retto tramite la Tidus, salto a 62, ne aggiamo un altro, incredibile. Incredibile ragazzi, bene, vinta. Vinta praticamente, non so perché ha fatto sta cosa, però ha portato Inci, contro se ti non devi mai portare Inci, perché se porti Inci hai perso. Hai tipo già perso se porti Inci, però ci può stare. Io gli faccio Strike, giusto perché mi sembra la giocata migliore, più Sbomb. Infatti, dovevo io che era un bait quello. Sapevo benissimo che era un bait quello lì. No, vabbè. Ci sta. Questa è vinta. E lui fa Quake su Weezing. Weezing regge, GG. GG, brutto. Io proteggo per potersi dal fake out. E farò strike su Inci, giusto per evitare Shulk. Comunque, lo metto in Inci tutto. Però è giusto per proteggermi dal fake out, perché se fa fake out scade l'abilità e poi parte in team e quelle cose lì. Quindi è giusto proteggere qua, infatti. Volevo vedere, ha fatto quello che volevo io. Strike non killa, attenzione. E lui è Figiberio, che allora era meglio fare Quake, non lo potevo sapere però. E fa Quake di qua che non killa, perfetto. Perfetto. Facciamo il cross power. E vabbè, ma cioè, come fa a vincere qua lui? Sludge Bomb. Ok, non ho missato, perfetto. Perfetto. Cioè, giocata perfettamente qua. Entra adesso Calyrex, finita. Finita la partita. Lui fa spade per Sword. Ok, va benissimo così. Posso entrare con Zacian. Faccio Protect Taunt. Non lo facciamo più setappare. E poi andiamo con Calyrex e facciamo attacco. Lui fa spade, perfetto. Mi dà lo switch. Entriamo con Cali. Facciamo Beamot Psyshock GG. Beamot Psyshock e poi Psyshock di nuovo. Cioè non c'è modo che lui abbia di vincere qua. Non ha proprio modo. E ci sta, ha giocato bene. Giocato perfettamente. Vinta soprattutto per turno 1. Cioè, non ho ben capito le sue cose, però ho vinto per turno 1. Quindi ho mangiato bacca per Unnerve e le abbiamo ancora vinte tutte. Ci sta. Gasiamo, ragazzi, gasiamo. Gasiamo di brutto, cioè. Io non riesco a perdere. Ho questa malattia qua, ragazzi. Come sapete, ho questa malattia qua. Non riesco più a perdere. Cioè, quando mi concentro, non riesco proprio a perdere. Il team di Prince, Axorus, 97. Allora. Axorus 97 ho già sentito, però. Non mi ricordo quando, però ho già sentito. Allora, cos'è che può fare lui? Probabilmente fa l'Ekki Urshifu, mi distrugge. Onesto, l'Ekki Urshifu mi distrugge. Ok, LOL. Allora probabilmente mi conosce. Se è un... LOL, però metti il timer. Calmati, cazzo. Calmati.
Aspetta, forse ho capito chi è. No, ok, ho capito chi è. Non ho capito. Probabilmente è quello che penso io, però non ne sono sicuro. Non dico niente, nel dubbio non dico chi è. Nel dubbio non dico chi è. Facciamo. Sì, LOL così mi aspetto che dica una roba del genere. Facciamo Whimsicott, Calyrex, Zacian, Tundurus. Se fa mod con Trick, mi faccio Switcheroo e vinco. Vediamo. Lui fa Kyogre, Dustlops. Kyogre in Didi? Chiamo Nidi. Che lui è Scarf, ricordiamo. Posso fare Tailwind Barrage, tranquillo. Cioè non vedo controindicazioni in realtà. Ha fatto Expand, forse lui tra l'altro. Beh, entrerò con Zacian allora. Origin Pulse. Ok, entrerò con Zacian, come ho detto. Ah, se lo cazzo su Origin Pulse, giustamente. Non è il massimo. Regge? Cali regge, ottimo. Ottimo, allora non è la fine del mondo. Posso semplicemente doppiare di qua o no, allora lui, io so già cosa che fa follow me e pulse. Fatemela pensare bene, la mia giocata migliore è fare sub e barrage. Sì, questa è la mia giocata migliore, perché se lui comunque mi killa il sub, ah, sono un coglione, così non, cazzo ho fatto, non importa, non importa ragazzi, non importa, ci rialzeremo. Ci rialzeremo. Un coglione. Comunque non sono. Cioè, è ancora Zacian vivo in realtà. Adesso devo proteggere però. Anzi, lo faccio. No, sì, devo proteggere. Faccio Protect Airstream. E poi vediamo. No, sì, sono un coglione. Perché ho fatto? Devo fare. Bimot era meglio forse. Però così comunque non ho perso troppa vita. Così comunque non l'ho perso troppa vita. Non lo so, vediamo. Era meglio fare altro però, non mentirò. Sarò completamente onesto con voi ragazzi. Era meglio probabilmente fare Beemot, però sarebbe rimasto a poca vita. Non lo so. Non ne sono sicurissimo se è la giocata migliore, eh. Lui fa follow me pulse. Io faccio così, ma lo mando in range. Adesso lo ristrivo. Ah no, in realtà va bene questa. Va benissimo così ragazzi, va benissimo così. Beemot, ristrivo così poi sente lei, che siamo più veloci. Ok, lui protegge giustamente, Kyogre è morto. Ah, però se entra Kali, casino. Cioè, no, in realtà posso fare Protect, Darkness e vinco. Lui probabilmente entra di Kali qua. Mi aspetto entra di Kali. Non è finita, però non sono messo malissimo, onesto. Vediamo se entra lei, o Kali. Entra Urshifu Dark, ok, quindi è la versione vecchia di Prince questa. La versione vecchia. Se faccio. No, ok, ho capito. Lui è dietro a quell'altro. Lui è dietro a palesemente quell'altro. Allora io faccio sub qua. Cioè faccio sub airstream, close combat cosa, non lo so, ok. Lui ha fatto close combat qua. Airstream kill addirittura. Vabbè, non ho vinto. Non ho vinto. Devo far darkness probabilmente, però vabbè. Non importa ragazzi, anche i migliori. Elekki? Stavo dicendo anche i migliori sbagliano e lui mi porta Elekki. Una parte del suo Pokémon leggendario, ragazzi. Una parte del suo Pokémon leggendario. Ok. Allora, devo prendere una giocata qua. Protegge o no? Elekki? Io penso di no. Comunque Wild Charge fa di meno di Big Break. Proviamo. Mi sa che non lo killo lo stesso. Cioè, devo fare Beemot, attacco e vedere un po' se killa. Vediamo. Lui me l'ha preso qua, adesso. Adesso me l'ha preso. Cioè, nel senso, mi aspettavo Kali Ice. Ho detto, boh, Kali Ice ho vinto. Invece no, parto legge lei, giustamente. Vediamo un po'. 50-50 si. Mamma mia, tecnica del pianto incredibile, ragazzi. Tecnica del pianto incredibile. Tecnica del pianto incredibile, mamma mia, ragazzi. Tecnica del pianto incredibile. Incredibile, incredibile, incredibile. Quanto sculi. Incredibile, quanto sculi. Mamma mia, quanto sculi. Mamma mia quanto sculi, mamma mia quanto sculi. Me ne vado ragazzi, me ne vado. Quanto sculato. Facciamo l'ultima, dai, facciamo l'ultima e poi niente. Poi finiamo l'episodio. Allora, questo perde la Giga Squeezing di brutto. Questo non ci perde di brutto la Giga Squeezing. Oppure in realtà anche Kali lì. No, però questo è Prankster palese, perché ha già l'oro come max. Adesso questo è Prankster, la Giga Squeezing lo distrugge. Cioè Giga Squeezing, Kali, Zacian. Facciamo così. Oh wow, perché tutti conoscono me? Tutti conoscono me, ragazzi. Tutti mi conoscono. Allora, avversario, ascoltami. Iscriviti al canale YouTube. Ascoltami, cazzo. Iscriviti al canale YouTube. Forza. Forza, forza, forza.
Cioè, io sono una figura leggendaria di Pokémon Showdown, ragazzi. Sono una figura leggendaria di Pokémon Showdown. Tutti mi conoscono, tutti fanno: oh mio Dio, è Marco Fiero. Oh, che onore giocare con lui. Porca puttana. Non sanno ancora, non sanno ancora. Non sanno ancora loro, non sanno ancora. Una figura leggendaria. Oh mio Dio, ho beccato un giocatore forte su Showdown. Wow, comunque Axorus non gasa. Non gasa con lui che vince 50-50. Non gasa per niente. Mi fa Bronzong, Groudon. Io non vedo perché non dovrei fare Quake. E Wow di brutto. Cioè, Wow è sempre. Ok, però ho ammazzato Groudon, quindi ok. Ok, è entrato Will-O-Wisp. E perfetto. Allora, lui probabilmente è bulky. Lui probabilmente è un botto bulkato. Posso fare Prote. Comunque questo è un po' più di attacco rispetto a quell'altro. Posso fargli o Strike o Hailstorm. Hailstorm è buona, però comunque se entra Bronzong è un casino. Ok, non è entrato Bronzong, che fa? Ma che è offensivo? È offensivo nei miei confronti questo. Questo è offensivo nei miei confronti, non mentirò. Non mentirò, amico mio, non mentirò. Offensivo nei miei confronti. Diciamo, non so, cioè io che cazzo faccio qua? Lo taunto? Vabbè, io l'ho shotto di strike allora. Ti shotto di strike e taunto sto coso. Tanto muoio qua. E io muoio e poi ho il giga scarso. Però non si può, che questo mi fa fly. Adesso non si può, non si può. Contro le regole far fly. Poi Terb. Ok, palle, però vabbè. Non importa, non importa, non importa. Lui si è preso 27.000 boost. Io ho Regigigas messo abbastanza male, onesto. Onesto, sono l'autore di Regigigas, ne so, entra Reshiram. Allora, io non so cosa vuole fare, però Ghost Power di qua e Protect la farei sempre. Cioè, probabilmente se mi attacca di là perdo. Ok, aspetta, è più veloce quello? Ok, ottimo, ottimo. Presa la giocata, ragazzi, presa la giocata. Presa la giocata, presa la giocata. Ottimo, 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 ottimo. Blue Flare ha fatto lui, tra l'altro. Io qua posso fare Barrage tranquillo e tanto lui poi range tutto, però un Ghost Power comunque glielo tirerei in realtà. Non so, perché lui spade e poi mi killa Kali. Barrage lo faccio. Non so se fare Ice Punch. Pensiamo bene, perché se io qua killo Reshiram. No, mi conviene sempre andare doppio su Reshiram, Ghost Power Barrage. Vediamo. Ok, regge ovviamente perché è bulky. Non missa Kali e fa Blue Flare, mi kill, va bene. Poteva missare però, no, ci può stare comunque. Ci può stare. Ok, abbastanza tricky adesso la situazione perché mi aspetto che Groudon la finisce il taunt, giusto? Sì. Groudon probabilmente ci muore da Beemot, però allo stesso tempo, come ben sapete. Ah, tanto aspetta, lui è burnato. Lui è burnato. Faccio. No, ma io come cazzo tiro giù Bronzong? Ho perso la Bronzong qua. Ho perso la Bronzong, ragazzi. Cioè, non c'è niente che posso fare. Non posso farci niente. Cioè, posso frizzarlo al massimo dopo. Non lo so. Rifa Prote. Potevo sabbare forse, però. Perso da un defense di Bronzong qua. Ok, levitate, niente. Comunque non potevo toccarlo. Aspetta, ha messo Trick Room. No, se ha body per cosa ho perso e basta io. Cioè, non c'è niente che posso fare. Vabbè, magari proteggo tanto per, così poi posso fargli Ice Punch Freeze. Ma se fai un defense ho perso. GG. GG, no, non batto più Bronzong. No, ma Bronzong, cioè, non lo perde Kali. Però Kali mi serve per far danni a Reshiram. Il turno sbagliato è quello in cui è entrato coso. Tra l'altro, non è che posso fare strike su Bronzong. Però potevo doppiare di là, però metteva Trick Room. No, ho fatto le giocate giuste io, che non potevo farci molto in realtà. Non potevo farci molto. Ok, fa. Minchia. Avessi avuto Sacred Sword qua avrei vinto, ragazzi. Avrei vinto. Peccato. Posso ancora vincere in realtà. Doppio crit di Mimote si vince. Doppio crit di Mimote si vince. Quindi io ci provo, Io la butto lì, magari si vince, non si sa mai. Ok, zero crit, non importa. Non importa, non importa, non importa. Comunque il team mi sembra buono. Cioè, questo è un matchup particolare. Più non mi aspettavo. Cioè, ho sprecato 2 turni Dynamax con Regigigas, questo è stato il problema principale. Cioè, ok, ci stava questo switch, però il suo team, cioè, se hai Reshiram, Groudon, e io penso sempre che Tundurus sia quello. Penso sempre che Tundurus sia.
Prankster, invece no. Però vabbè, dai, ci può stare. Comunque, best of one, oh, non puoi saperlo. Cioè, io dal team, da questo team qua, vedendo questo team qua, direi che era Prankster. Invece mi sbagliavo, a quanto pare. Però ci può stare, comunque. E niente, questo è il team. Vi ricordo che il team non è mio, ma è di Ugo. Quindi, niente, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E niente, bella ragazzi, ci vediamo al prossimo video.